Ciao amici di Lots Hobby e ben ritrovati. Oggi con questo nuovo video realizzeremo questi gufi dall'aspetto così particolare. Mi auguro che il video tutorial vi possa interessare. Se è così, iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook e Instagram, mettete un like e non dimenticate di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Nel box descrizione troverete l'elenco di tutti i materiali e anche lo schema dei vari punti tradotti in varie lingue. Bene, non mi resta altro che salutarvi e augurarvi buon lavoro. Ciao! Partiamo con la realizzazione di un anello magico di 6 maglie basse. Prima maglia bassa e dove si è formata la U inserisco il mio marcapunti. Facciamo quindi la seconda maglia bassa, 2, 3, prendo la codina dell'anello magico, tiro e dove c'era il marcapunti inserisco il mio uncinetto nella V e chiudo con una maglia bassissima. Alzo e sul punto metto il mio marcapunti. Nel secondo giro facciamo 6 aumenti per un totale di 12 maglie basse. Vi ricordo che gli aumenti sono 2 maglie basse all'interno dello stesso punto. Quindi 1 e 2. Questo è il mio primo aumento. Nella maglia successiva andrò a fare un altro aumento. 1 e 2. Nella maglia successiva il terzo aumento. 1. E 2, nella maglia successiva un altro aumento, 1, 2, in quella dopo un altro aumento, 1 e 2, e nell'ultima maglia dove c'era il marcapunti facciamo il nostro ultimo aumento, 1 e 2. Abbiamo fatto così le nostre 12 maglie basse. Alzo e metto il mio marcapunti. Nel terzo giro andremo a ripetere la sequenza di una maglia bassa più un aumento per un totale di 18 maglie basse. Quindi nella prima maglia utile andremo a fare la nostra prima maglia bassa e in quella successiva andremo a fare un aumento, in quella dopo una maglia bassa e in quella successiva un aumento. Una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa e nell'ultima maglia dove avevamo il marcapunti facciamo il nostro ultimo aumento. Avremo così 18 maglie basse. Alzo e rimetto il mio marcapunti. Nel quarto giro ripeteremo la sequenza di 2 maglie basse più un aumento. Nella maglia utile facciamo la prima maglia bassa, in quella dopo facciamo la nostra seconda maglia bassa. Nella maglia utile dopo faremo il nostro aumento. Quindi ripeteremo una maglia bassa,
un'altra maglia bassa in quella successiva e in quella successiva ancora il nostro aumento. Continuiamo la sequenza fino alla fine del giro per avere 24 maglie basse. Nel quinto giro ripeteremo la sequenza di 3 maglie basse più un aumento per un totale di 30 maglie basse. Quindi facciamo le nostre 3 maglie basse, 1, 2 e 3 e un aumento nella maglia successiva. In quella dopo faremo la nostra prima maglia bassa, in quella dopo la seconda e in quella dopo faremo la nostra terza maglia bassa, in quella dopo ancora faremo il nostro aumento. Appunto, ripetiamo la sequenza per tutto il giro per un totale di 30 maglie basse. Se non l'avete ancora fatto, tirate pure la codina dell'anello magico, così andrete a chiudere il buchino. Il sesto e il settimo giro dovrete fare una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante, quindi saranno 2 giri e 30 maglie basse per giro. Quindi farete semplicemente una serie di maglie basse, 30 per giro, e saranno 2 giri. Nell'ottavo giro ripeteremo la sequenza di 4 maglie basse più un aumento. Avremo così un totale di 36 maglie basse. Facciamo la nostra prima maglia bassa, 1, 2, 3 e 4. Nella maglia successiva utile faremo il nostro aumento. Ripetiamo le nostre 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Il nostro aumento in quella dopo. Ripetiamo la sequenza fino alla fine del giro. Nel nono e nel decimo giro faremo una maglia bassa in ogni maglia bassa, quindi per un totale di 2 giri e 36 maglie basse per giro. Nell'undicesimo giro ripeteremo la sequenza di 5 maglie basse più un aumento per un totale di 42 maglie basse. Facciamo quindi la prima maglia bassa, la seconda, la terza maglia bassa, la quarta, la quinta, il nostro aumento. Ripetiamo la sequenza fino alla fine del giro. Nel dodicesimo e tredicesimo giro faremo una maglia bassa in ogni maglia bassa, quindi saranno 2 giri e 42 maglie basse per giro. Nel quattordicesimo giro ripeteremo la sequenza di 6 maglie basse più un aumento. Alla fine avremo 48 maglie basse. Quindi facciamo le nostre 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e il nostro aumento. Così fino alla fine del giro. Dal giro 15 al giro 20 faremo una maglia bassa in ogni maglia bassa, saranno quindi 6 giri e 48 maglie basse per giro. Ecco, io per tenere traccia dei giri uso il contagiri. Nel 21esimo giro ripeteremo la sequenza di 6 maglie basse più una diminuzione per un totale di 42 maglie basse. Allora vi faccio vedere la prima maglia bassa, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Ora è necessario fare la diminuzione, quindi
prendiamo della maglia successiva l'archetto che sta più vicino a me, quindi la mezza maglia che sta più vicino a me, la raccogliamo, andiamo alla maglia successiva ancora e facciamo la stessa cosa, cioè prendiamo l'archetto, la mezza maglia, sempre che sta più vicino a me, vedete? Caricando il filo le prendo insieme, ricarico il filo e chiudo. Vi faccio rivedere la sequenza, quindi facciamo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e la diminuzione, quindi andremo nella maglia successiva e prendiamo il mezzo punto che sta più vicino a me. Vado alla maglia successiva ancora e prendo sempre la maglia che sta più vicino a me, la mezza maglia che sta più vicino a me, carico il filo, le prendo assieme, carico il filo e chiudo. Appunto, ripetiamo la sequenza fino alla fine del giro. Vi faccio vedere l'ultima sequenza, sono sempre 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e la diminuzione si fa prendendo della maglia successiva l'archetto. Nella maglia successiva ancora, dove c'era il marco punto, prendiamo sempre la mezza maglia che sta più vicino a me, le prendiamo assieme, carichiamo e chiudiamo insieme, ricarico e chiudo tutto. Alzo e rimetto il mio marco punti. Nel giro 22 e il giro 23 sarà necessario fare una maglia bassa in ogni maglia bassa per un totale di 2 giri e 42 maglie basse per giro. Nel giro 24 ripeteremo la sequenza di 5 maglie basse più una diminuzione per un totale di 36 maglie basse. Vi faccio vedere, facciamo quindi le nostre prime 5 maglie basse, 2, 3, 4 e 5, quindi facciamo la diminuzione, quindi nella maglia successiva prendo la mezza maglia che sta più vicino a me, nella maglia successiva ancora prendo sempre la mezza maglia che sta vicino a me, le prendo assieme caricando il filo e ricarico il filo e chiudo. E ripeto la sequenza, 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5 e la diminuzione. L'archetto più vicino a me, prendo l'archetto della maglia successiva e le chiudo assieme. Questo procedimento fino alla fine del giro. Siamo all'ultima sequenza che vi mostro. Prima maglia bassa, seconda maglia bassa, terza maglia bassa, quarta maglia bassa, quinta maglia bassa e la diminuzione, il mezzo punto, l'altro mezzo punto, chiudo e richiudo, alzo e metto il marcapunti. Nel giro 25 e nel giro 26 faremo una maglia bassa in ogni maglia bassa per un totale sempre di 2 giri per 36 maglie basse per giro. Nel giro 27 ripeteremo la sequenza di 4 maglie basse più una diminuzione per un totale di 30 maglie basse. Prima maglia bassa, seconda maglia bassa, terza maglia bassa e quarta maglia bassa più una diminuzione. Ripetiamo la sequenza fino alla fine del giro. Nel giro 28 ripetiamo la sequenza di 3 maglie basse più una diminuzione per un totale di 24 maglie basse. Prima maglia bassa, seconda maglia bassa,
terza maglia bassa e la diminuzione. Così per tutto il giro. A questo punto ci fermiamo un attimo e andremo con dell'ovatta sintetica ad imbottire il corpo del nostro gufo. Ecco, imbottitelo bene perché il corpo dovrà essere molto sostenuto. Siamo quindi al giro 29 e dobbiamo ripetere la sequenza di 2 maglie basse più una diminuzione per un totale di 18 maglie basse. Quindi facciamo 1 e 2 maglie basse e la nostra diminuzione. Vi ricordo sempre i mezzi punti che stanno più vicini a me. Li prendiamo assieme e li chiudiamo. Così fino alla fine del giro. Nel giro 30 ripeteremo la sequenza di una maglia bassa più una diminuzione per un totale di 12 maglie basse. Una maglia bassa più una diminuzione. Una maglia bassa più una diminuzione. Così fino alla fine del giro. Nel giro 31 faremo semplicemente 6 diminuzioni consecutive. 1 2 3 Così fino alla fine. Siamo arrivati alla fine, tiriamo il filo del lavoro, togliamo pure il marcatore, tagliamo e lo vogliamo. Dopodiché con un ago andremo a nascondere il filo all'interno del lavoro. Maniera. Ora facciamo la testa. Nel primo giro faremo sempre il nostro solito anello magico di 6 maglie basse. Dove si è formata la V, andrò a infilare il mio marcapunti. Questa è la mia prima maglia bassa. Facciamo la seconda, la terza, 4, 5 e 6. Tiro e dove c'è il marcatore, vedete, nella V vado a infilare il mio uncinetto, vedete? E chiudo con una maglia bassissima. Tiro, alzo un pochino e rimetto il marcatore. Nel secondo giro faremo 6 aumenti, quindi per un totale di 12 maglie basse. Primo aumento, cioè 2 maglie basse all'interno dello stesso punto. Secondo aumento, e siamo a 4. Terzo aumento. Siamo a 6, quarto aumento, e siamo a 8, quinto aumento,
siamo a 10 e dove c'era il marcatore faccio il mio ultimo aumento e siamo a 12. Alzo e rimetto il marcatore. Nel terzo giro ripeto la sequenza di una maglia bassa più un aumento per un totale di 18 maglie basse. Quindi nella prima maglia faccio la mia prima maglia bassa, in quella dopo faccio il mio aumento. In quella successiva maglia bassa e in quella successiva il mio aumento. Maglia bassa, aumento, maglia bassa, aumento, maglia bassa, aumento, maglia bassa e faccio l'aumento dove c'era il marcatore. Alzo e rimetto il marcatore. Nel quarto giro faremo due maglie basse e un aumento e la sequenza la ripeteremo per tutto il giro per un totale di 24 maglie basse. Quindi prima maglia bassa, seconda maglia bassa e l'aumento. Così fino alla fine del giro. Nel quinto giro ripeteremo la sequenza di 3 maglie basse più un aumento. 1, 2, 3 e l'aumento. Fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse. Nel sesto giro faremo 4 maglie basse più un aumento. 1, 2, 3, 4 e un aumento. Questa sequenza la ripetiamo per tutto il giro per un totale di 36 maglie basse. Ecco, io sono già andato avanti perché volevo capire quanti giri dovevo fare. Comunque, dal settimo all'undicesimo giro dovete fare una maglia bassa in ogni maglia bassa, saranno quindi 5 giri e 36 maglie basse per giro. Nel dodicesimo giro sarà necessario ripetere la sequenza di 4 maglie basse più una diminuzione per un totale di 30 maglie basse. Allora facciamo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4 e la nostra diminuzione. Così fino alla fine del giro. Nel giro 13 ripeteremo la sequenza di 3 maglie basse più una diminuzione. Prima maglia bassa, seconda maglia bassa e terza maglia bassa e la nostra diminuzione. Ripeteremo la sequenza fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Nel giro 14 ripeteremo la sequenza di 2 maglie basse più una diminuzione per un totale di 18 maglie basse. Vi faccio vedere. Allora, prima maglia bassa, seconda maglia bassa. Ora vi insegno un piccolo trucco perché tante volte dopo aver fatto la diminuzione non si riesce a leggere il punto utile successivo. Per cui dobbiamo fare la diminuzione, contiamo 3 punti, 1, 2, che è la diminuzione, andiamo sul terzo col dito, facciamo la nostra diminuzione, la facciamo normalmente e dove abbiamo messo il dito iniziamo a fare la nostra sequenza, prima maglia bassa e seconda maglia bassa. Dobbiamo fare la diminuzione, quindi contiamo i 2 punti della diminuzione e andiamo col dito sul
Sul terzo prendiamo i due punti liberi e facciamo una, scusate, ho perso, faccio rivedere, contiamo sempre 3, i due punti della diminuzione, e andiamo a puntare dove abbiamo messo il dito per fare la nostra maglia bassa successiva. Facciamo la seconda e la nostra diminuzione, ok? A questo punto andiamo ad imbottire con la nostra solita ovata sintetica. Nel giro 15 ripeteremo la sequenza di una maglia più una diminuzione per un totale di 12 maglie basse. Quindi prima maglia bassa e la mia diminuzione. Scusate, in questa posizione con la telecamera non riesco. Maglia bassa e la diminuzione. Maglia bassa e la diminuzione. Vedete che punto il dito sul terzo punto per vederlo meglio. Maglia bassa e diminuzione. Maglia bassa dove avevo il dito puntato e diminuzione. Maglia bassa, la diminuzione sul marcatore. Ora per il sedicesimo giro faremo 6 diminuzioni. 1, 2, vedete che io punto il dito. 3, perché lavorando in così piccolo e stretto tante volte non si leggono bene i punti. 5 e 6, sempre sul marcatore. E poi la posizione non è proprio delle migliori con la telecamera davanti, quindi tiro il filo e come prima taglio, stacco tutto in maniera molto semplice, andrò a disperderlo. Ecco la mia testa che poi andrà cucita sul corpo. Per la realizzazione degli occhi e per non essere ripetitivo, metterò in sovraimpressione lo schema. Per la realizzazione delle orecchie, che non sono assolutamente necessarie ma facoltative, metterò in sovraimpressione lo schema. Passiamo ora alla cucitura della testa sul corpo. Il corpo, come potete vedere, ha una forma tipo fuso, quindi ha una parte più appuntita e una parte più arrotondata. Dalla parte più arrotondata andremo a cucire la testa.
dopo aver fatto un primo giro di cucitura andremo a farne un secondo per una maggiore stabilizzazione e lo andremo a schiacciare un pochino in questo modo e andremo a cucire, quindi mantenendo la stessa riga per tutto il giro. Non è necessario essere precisissimi perché dopo andremo a coprire il tutto. Possiamo fare un nodino, due, e tagliamo il filo. Andremo quindi a cucire gli occhi in questa maniera tutto attorno. Andiamo quindi a cucire le orecchie. E la prima la metteremo a forma di V dal centro della testa fino a metà dell'occhio. La seconda faremo la stessa cosa, la metteremo dal centro alla metà dell'occhio e andremo a cucire. Facciamo un nodino di sicurezza e possiamo lasciare il filo lungo. Lo facciamo anche di qua, il nodino di sicurezza, e possiamo tenere appunto i fili lunghi perché ci serviranno. A questo punto prendete un cartoncino o qualsiasi altra cosa che abbia la larghezza di circa 12 cm. Prendete il filo scelto, in questo caso io prendo questo multicolore, nel gufo precedente ho usato questo, ma voi potete usare qualsiasi colore, perché comunque abbiamo fatto il gufo di un colore neutro, in realtà potete riprendere lo stesso filato e usare quello. Io per cambiare uso un multicolore, in realtà non so come venga, ma è un tentativo. Faccio una serie di giri, tanti in realtà, per dare una stessa lunghezza al filato. Taglio
creo tanti fili, tutti della stessa lunghezza. Mi raccomando, devono essere tanti perché dovremo andare a ricoprire tutto il gufo. Dopodiché, quando ne avete tagliati tanti, questi in realtà sono molto pochi, prendete il vostro gufo, l'uncinetto e andrete con molta pazienza a inserire il vostro filo all'interno dei punti, in questa maniera. Prendete la metà e fate un nodino di sicurezza. Io ne faccio due. Ripeto, davanti alla televisione vi prendete tutto il tempo necessario per andare a mettere tutti questi fili intorno. Bene, quando ritenete di aver ricoperto il gufo con i fili, prendete la spazzola per la cardatura e incominciate a spazzolare. Spazzolate tanto finché i fili non diventano fulvi. Se spazzolando vi accorgete che ci sono dei vuoti, aggiungete pure i fili. E continuate a spazzolare. Ecco, siamo arrivati a un passaggio un po' critico, l'unico, nel senso che dovremo andare a modellare quella che è la testa. Quindi prenderemo magari il ciuffo che abbiamo posizionato sulle orecchie e lo andremo a tagliare un pochino. Qui dovrete regolarvi voi. Dobbiamo, sì, rendere la testa il più naturale possibile. Quindi a occhio, secondo quella che è la vostra concezione di gufo, andrete a modificare un pochino le proporzioni della testa. E continuate a spazzolare fino a che non vi risulta che il lavoro sia soddisfacente per voi. Quindi tagliate e spazzolate fino a che la testa non sia ben proporzionata. E aggiungete fili se ci sono dei buchi. È un lavoro di pazienza sicuramente. Secondo me, appunto,
questo un pochino troppo lungo e quindi lo vado a tagliare. Procedete così finché non avete capito come fare. Quindi tagliando e spazzolando creerete una sorta di acconciatura e alla fine la vostra testa comparirà. È sempre tutto molto opinabile, nel senso che il gusto mio sarà sicuramente diverso dal gusto vostro. È questione solo di modellare secondo quelli che sono i vostri canoni o secondo la vostra visione. In fondo noterete che c'è molta coda e quindi anche qui andrete a tagliare a V l'eccesso. Ora andremo ad incollare gli occhi, usiamo quelli per amigurumi, quindi metteremo un po' di colla intorno e andremo a posizionarli in questa maniera. Prendete poi dell'ombretto, io prendo quello scuro e vado a picchiettare tutto intorno all'occhio per creargli un pochino di espressione e di sfumature. Passo poi a un colore più chiaro
Ecco, io per creare il piedistallo ho trovato un cerchietto di legno, potete usare anche del cartone un pochino grosso. Andrò a mettere della colla e quindi posizionerò il mio cerchietto sotto dove ho lasciato dello spazio, vedete? E andrò ad incollare il mio cerchio e lo lascerò ad asciugare chiaramente. Ora facciamo il becco. Prendiamo un pezzettino di filo di ferro della lunghezza di circa 20 cm. Sulla metà andremo a fare una piega in questa maniera. Dopodiché facciamo un piccolo giro, una vitatura, ok, e con dello scotch di carta lo andremo a rivestire. Proviamo a creare una punta e lo allarghiamo nella parte centrale, in questa maniera. Rivestiamo anche questa parte qui. Abbiamo così creato una punta. Con un pennarello nero o marrone, decidete voi, lo andiamo a colorare. Già asciutto, dopodiché lo vado a piegare all'ingiù, vedete, in questa maniera. Prendo il gufo e infilo al centro degli occhi, vedete, in questa maniera. Questo è il mio becco. Dopodiché, siccome esce dall'altra parte, andrò a tagliarlo un pochino.
Userò poi la colla che vado a mettere sopra al mio bastoncino che ho creato e appunto lo vado a infilare nel mio bocchino, così avrò fissato il mio becco. Bene, vi ringrazio molto per la visione di questo video tutorial. Mi auguro vi sia piaciuto. Se è così, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook e Instagram. Grazie ancora e alla prossima. Ciao!